68 anni, Sandro Cadeo, una vita trascorsa all'Euralumina di Portovesme. Lei è pensionato da quanti anni? Da 9 anni. Da 9 anni. Perché scende in piazza a protestare contro le novità proposte dal governo? Beh, per il semplice motivo che il governo sta portando avanti la stessa identica politica dei governi precedenti, niente di più. Noi avevamo fatto un accordo con il governo precedente, quindi quello di Gentiloni, per quanto riguarda le questioni delle pensioni e anche per quanto riguarda i problemi dell'occupazione del nostro paese. E invece questo governo ha praticamente stracciato completamente quell'accordo e anzi noi scenderemo in piazza non soltanto per questo, ma per migliorare quelle le parliamo cose del suo caso in particolare. Lei è pensionato da 9 anni, al mese ha una pensione di quanto? Superiore? Io sto prendendo intorno ai 1350 euro netti. 1350 euro netti bastano a vivere? Dobbiamo fare i sacrifici per farlo. Quando ci sono problemi anche per i nostri figli, è normale che i pensionati fanno il loro mestiere, che è quello anche di aiutare i loro figli, soprattutto quando ci sono problemi anche per loro. Da questo punto di vista, lei dice: sono come quelli del governo e dei governi precedenti, quindi una critica anche a sinistra, diciamo. Eh beh sì, non ci sono dubbi perché è stato anche il centro-sinistra che ha portato avanti una politica contro i lavoratori e contro i pensionati, quindi siamo scesi già in piazza anche con loro, scendiamo in piazza anche con questo governo. Come mai la bandiera della pace? Beh, il primo pensiero che ho pensato è questo, ma siccome avevo molte bandiere, ne ho dato un paio anche ad altre persone, non ci sono problemi. A chi lancia lei un appello a livello di governo nazionale, dunque, per cambiare qualcosa? A livello nazionale assolutamente, che si metta a sedere nuovamente come hanno fatto governi precedenti, non tutti ovviamente, per riprendere la discussione sulle questioni che riguardano il lavoro, l'occupazione, i diritti dei lavoratori. Chi? Facciamo dei nomi. E in che senso facciamo dei nomi? A chi lancia un appello? A quali personaggi politici? È chiaro che io devo lo faccio soprattutto al governo e conseguentemente con il Premier Conte, che è il Presidente del Consiglio di questo governo. Perché l'unico modo per poter affrontare i problemi è sedersi intorno a un tavolo e discutere seriamente le questioni che riguardano, diciamo, i nostri diritti, dei pensionati e chiaramente dei lavoratori. Che cosa temete voi con questo? Beh, noi temiamo intanto che ho timore che praticamente rispetto alla questione delle pensioni non si risolva assolutamente le questioni dell'aumento delle pensioni in funzione del costo della vita, che è una cosa fondamentale. A quanto potrebbe rinunciare lei? No, ma non è un problema di rinunciare io personalmente. Per dare un dato economico. Il problema non è di rinunciare a qualcosa, il problema è di avere a disposizione un programma, un progetto serio che riguarda cosa fare per quanto riguarda l'aumento dell'occupazione, che è fondamentale anche per i pensionati, perché più occupazione c'è, più lavoratori ci sono, pagano i contributi e noi abbiamo a disposizione quindi qualcosa. Altrimenti è chiaro che i pensionati, non avendo più la possibilità di avere le pensioni dei lavoratori, perché i lavoratori stanno diminuendo rispetto a quello che abbiamo bisogno, è chiaro che poi ci sono problemi per tutti. Noi abbiamo bisogno assolutamente di aumentare l'occupazione e soprattutto i diritti dei lavoratori, che la questione fondamentale è questa. Quindi, insomma, un appello anche ai sindacati perché facciano la loro parte? Beh, noi facciamo la nostra parte, assolutamente, lo vede anche da questa iniziativa, che nonostante siamo nel periodo natalizio, per capirci, siamo comunque qui in piazza e in tutte le piazze delle prefetture del nostro paese, soprattutto della Sardegna.